La tenuta Gorghitondi coniuga Mazza del Vallo, l'arte di Bacco e le bellezze di Venere in un entusiasmante simposio da cui nascono gli eccellenti vini all'azienda. Con i suoi 130 ettari vitati all'interno di una delle più belle oasi naturalistiche del Mediterraneo, già riserva del WWF, la cantina realizzata all'interno di un bagno mescola l'esperienza centenaria della famiglia ai nuovi impulsi di una giovane attenta compagine imprenditoriale femminile guidata da Anna Maria e Clara Sala, due affascinanti quanto misteriose donne del vino che dedicano gran parte della loro vita all'azienda. Qui la bellezza è di casa, tutto il contesto rispecchia il buon gusto delle giovani imprenditrici che si integra perfettamente con il fascino del luogo e la maestosità della struttura che riesce a mimetizzare le tecnologie più avanzate di cui è dotata. Ma il valore aggiunto è dato dall'innata passione per la terra che le sorelle Sala hanno saputo trasmettere a tutta la compagine produttiva. È questa la quintessenza della tenuta Gorghitondi, fatta da gente che sa ascoltare la terra e che riesce a trarne i migliori frutti, sapienti professionisti che sanno dosare le antiche tradizioni orologiche con le più avveniristiche tecnologie per esaltare la biodiversità delle loro produzioni. Questo è un angolo di Sicilia un po' nascosto che vogliamo far conoscere a più persone possibili. È importante questa occasione secondo me per far capire cosa c'è veramente dietro una bottiglia, la collaborazione di tante persone che solo grazie a loro possiamo ottenere risultati veramente apprezzabili da tutti. La zona, devo dire, in cui ci troviamo è veramente particolare, grazie al fatto che abbiamo il mare a due passi, la riserva naturale del WWF all'interno della nostra proprietà caratterizzata da quattro laghi di origine carsica, e il fatto che la nostra cantina si trova al centro di 130 ettari di vigneto. Devo dire che sono tutti questi elementi che fanno sì che un prodotto non possa che venire di qualità. Qual è il vostro segreto? Il nostro segreto sicuramente è la passione per tutto ciò che facciamo, per questo mondo del vino, per il nostro lavoro, per la nostra terra sicuramente, tant'è vero che i nostri vini vogliamo che rispecchino in toto quelle che sono le caratteristiche di questa terra meravigliosa che è quest'angolo di Sicilia sicuramente. E poi una dedizione assoluta, e in più devo dire che questa manifestazione Cantine Aperte ci ha dato un'occasione per far conoscere la nostra azienda, che non è molto conosciuta ancora, molte persone ancora non ci conoscono. Siamo felici di aver accolto a casa nostra tutte queste persone che sono venute. È il primo anno che partecipiamo a Cantine Aperte e devo dire che come primo anno e come impatto è stato totalmente positivo. La gente che è arrivata è stata gente cordiale, gente molto interessata, gente curiosa anche di scoprire i nostri vini. Gente che è rimasta anche colpita dalla nostra cantina e dai nostri vini, e di tutto questo non possiamo che esserne orgogliosi e felici sicuramente. La splendida tenuta Gorghitondi alle porte di Mazza del Vallo ha accolto in un'atmosfera d'altri tempi appassionati, intenditori, estimatori e semplici curiosi provenienti da ogni parte della Sicilia per Cantine Aperte 2012, il più importante evento dedicato al vino che si svolge su tutto il territorio nazionale. Ogni anno, da 20 anni a questa parte, l'ultima domenica di maggio, le cantine socie del Movimento Turismo del Vino aprono le proprie porte agli enoturisti, dando loro la possibilità di entrare direttamente nell'affascinante mondo della produzione vinicola, di conoscere gli artefici del vino a loro tanto caro e di carpirne i segreti della lavorazione. Sì, no, Cantine Aperte a Mazza del Vallo, oggi visita Gorghitondi. Cosa rappresenta questa realtà enologica per Mazza del Vallo e per il territorio? Beh, innanzitutto una restituzione di dignità ad un ruolo straordinario che è sempre stato svolto dal mondo agricolo, e poi anche questo recupero della tipologia, non tanto del vecchio rudere, della tipologia architettonica e urbanistica tipica della nostra zona, e poi questa magnifica cultura del lavoro che si trasforma in un attimo di gradevolezza nel momento in cui assaggi il prodotto finito, e poi l'ospitalità. Questa tra l'altro è una famiglia straordinaria che ha
ha grandi tradizioni in tal senso, ma credo che lo stesso livello di ospitalità e di accoglienza si possa vedere anche in moltissimi altri luoghi legati al mondo del lavoro contadino. È una bella occasione anche dal punto di vista turistico, perché i turisti quando arrivano non vogliono più vedere soltanto il bel monumento, vogliono anche vedere che cosa succede nella vita quotidiana, come si lavora, come si raggiunge alla finalità di un prodotto, come si conquista un certo gusto e un certo sapore, e questo contribuisce in maniera incredibile a dare una bella immagine del nostro territorio. Assessore Siracori, oggi a Gorghi Tondi per sostenere l'imprenditoria anche di origine marsalese, visto la famiglia Sala di origine marsalese che ha investito e continua a investire sul territorio? Assolutamente sì, e diciamo che siamo in territorio di Mazara del Vallo, ma Michele Sala ha una tradizione, oltre che la nascita a Marsala, una tradizione industriale da molti anni a Marsala, è una parte della storia dell'enologia marsalese. E poi vedere anche un gioiello della tecnica moderna per la vinificazione è presentato in questa maniera, è sinceramente bellissimo e deve essere da sprone per tutti quelli che si vogliono avvicinare ancora a valorizzare questa nostra grande risorsa che è il vino. Un'iniziativa meravigliosa del turismo del vino che deve essere assolutamente incoraggiata. Dobbiamo cercare una sinergia con l'amministrazione comunale, con quello che possiamo fare, e anche con gli enti di altro livello, quindi provincia, regione, perché è necessario sfruttare al massimo questo tipo di turismo, l'enoturismo. Quando ci sono queste aziende che mettono a disposizione il capitale, la tecnica, la ricerca scientifica, i prodotti, noi abbiamo il dovere di aiutarli, e lo possiamo fare in una sola maniera, agevolando, favorendo e cercando delle sinergie, appunto come dicevo prima, per far sì che possa esserci un giusto e legittimo reddito. Anytime I touch you, you just tremble inside, and I know how much you want me. Alla base del successo della nuova realtà enologica siciliana tenuta a Gorghi Tondi vi sono i rigogliosi vigneti fatti impiantare dal bisnonno di Anna Maria e Clara Sala su 130 ettari di terra particolarmente vocata alla viticoltura, che si estendono alla fascia costiera verso i laghetti Preole e Gorghi Tondi all'entroterra, da cui prese il nome l'azienda. Quali sono le potenzialità di questa azienda che si è affacciata negli ultimi anni sul mercato internazionale? Ma le potenzialità sono davvero alte. Questa cantina ha 335 ettari, tutti vocati a una qualità molto alta. Si trova in una location unica nel suo genere. Dal 99 siamo anche in riserva naturale del WWF, siamo molto vicini al mare, ma ovviamente abbiamo anche all'interno della cantina dei laghi carsici, che rendono le condizioni pedoclimatiche uniche nel suo genere. L'obiettivo di questa azienda è stato quello di cercare di riuscire a interpretare il territorio al meglio e, per qualche verso mi piace dire, fotografare il territorio, in modo di dare a tutti quanti la possibilità, bevendo un bicchiere del nostro vino, di rivivere una microvacanza nel nostro territorio. You can't hide. La bontà dei vini di Gorghi Tondi nasce da queste uve particolari che nascono con la brezza del mare e dell'attività svolta dai laghetti di Preole e Gorghi Tondi. Sì, inevitabilmente il mare ha un'influenza sostanziale, infatti praticamente considerate che la miticità che il mare dà alla coltivazione delle nostre uve lo riscontriamo tutti nei nostri vini. Infatti i nostri vini si riscontrano molto freschi ed inoltre praticamente trovano della salinità che è proprio tipica del mare. Per quanto riguarda i laghetti, abbiamo fatto pure un grillo che si chiama Coste a Preola, che prende proprio il nome dai vigneti che sono coltivati ai bordi del lago Preola. E queste praticamente usufruiscono, oltre alla salinità che viene dal mare, anche dalla freschezza che proviene da questo lago naturale che è il lago Preola.
La gestione di un vigneto all'interno di una riserva naturale in cui è vietata ogni pratica nociva per l'ambiente rappresenta infatti un esempio concreto di come uomo e natura possono raggiungere un perfetto equilibrio. Una garanzia anche per il consumatore attento e consapevole alle tematiche ambientali e come tale impegnato alla ricerca di prodotti enologici di qualità, salubri e longevi. Una fascia di crew che si rivolge verso il pubblico di grandi intenditori? Si rivolge verso un pubblico di intenditori, ma l'importante è anche far conoscere questi vini ai consumatori di larga scala, legati al territorio, cosa il nostro territorio riesce ad esprimere, quindi vini ottenuti da varietà tipiche della zona, non solo conoscere lo Chardonnay e Merlot, ma ci sono delle varietà che in passato sono state un po' messe da parte, che valorizzandole e trovando la giusta zona di coltivazione riescono ad esprimere veramente una qualità notevole. Un'azienda che abbraccia l'intera gamma di produzione, dai bianchi ai rosati agli spumanti, ai rossi ovviamente, ma qual è il prodotto che principalmente tiene il mercato? Ma nello Davola continua ad avere un volume di vendita molto molto importante, però dobbiamo dire che tra i bianchi il vitigno che sta crescendo di più di tutti in assoluto, il Grillo è la referenza che sta crescendo di più in assoluto, quindi si appresta ad avere grandi soddisfazioni in termini di volumi e di piacevolezza. Quali sono i mercati con cui confrontate principalmente? Oggi Tenuta Gorghitondi è presente in circa 15 mercati, dagli Stati Uniti alla Cina, in Giappone abbiamo una fetta di mercato importante che si è dato spazio appunto il Grillo e anche lo Zibibbo, come paesi invece più classici come mercato estero alla Germania, l'Inghilterra, Norvegia. In Norvegia grande, grande meraviglia per noi, quando abbiamo iniziato a intrapreso timidamente un rapporto con la Norvegia, oggi invece abbiamo dei risultati di assoluto pregio con un vitigno che pensavamo impossibile essere venduto lì, che è lo Zibibbo. Tra gli ultimi nati, Palmares, ce ne vuole parlare? Sì, questa è stata una scommessa, perché difficilmente in Sicilia si producono degli spumanti che riescono ad avere livelli qualitativi diciamo eccellenti. È stata una scommessa che possiamo dire che l'ha vinta, perché il Grillo, il bianco, è uno spumante notevole che ha delle caratteristiche aromatiche e gustative veramente interessanti. Sarà interessante valutare appunto come evolveranno questi prodotti col tempo. Cantina Aperta è stata una ghiotta occasione per visitare non solo l'affascinante Baglio che ospita la cantina, ma anche i bellissimi vigneti che si spingono a sud fino al mare e a nord verso l'oasi protetta del WWF. Qual è il prodotto che rispecchia il tuo stato d'animo? A parte che dipende dai momenti, sicuramente. Ecco, oggi come ti definiresti? Molto grillo, molto grillo in tutte le sue varianti, appunto perché facciamo un grillo spumante, facciamo un grillo top dei nostri in purezza, i nostri top di gamma, facciamo un grillo per una fascia leggermente più bassa e facciamo un grillo per come il nostro grillo d'oro, che è una vendemmia tardiva appunto con Botrytis cinerea. E diciamo che il grillo rispecchia anche un po' probabilmente quello che sono io durante la giornata, probabilmente è un po' complesso, aromatico e in diverse versioni a seconda dell'umore e del momento appunto. Ma qual è il vino che ti senti più particolarmente legato? Io amo tutti i miei prodotti, però magari a me piacciono sicuramente vini più bianchi che rossi. Il Grillo devo dire che non mi delude mai, anzi mi stupisce ogni volta che lo bevo. Poi devo dire che la nostra zona sembra proprio vocata per il Grillo, vedete tutti i prodotti che siamo riusciti a fare con il Grillo, quindi insomma sì, il Grillo sicuramente è il vitigno che più mi affascina. Mustang Sally.
belle, simpatiche. Possiamo dire che in questa azienda si incarna veramente il dio Bacco e la dea Venere? Ce lo auguriamo. Sì, diciamo che ha trovato anche un nuovo slogan per la nostra azienda, in effetti, è una nuova definizione della nostra azienda. Non ci avevo ancora pensato. Grazie. Arrivederci al prossimo Antenna Aperta. Sicuramente, dopo questa prima esperienza che è andata veramente bene, ce ne sarà una seconda, senza dubbio. Il sogno nel cassetto per questa azienda? Quello di riuscire a tramandare l'azienda a quelli che ci saranno dopo di noi. Io ho avuto un figlio da un anno, quindi spero di poterla tramandare a lui come un'azienda forte, un'azienda che si fa conoscere soprattutto per la qualità dei prodotti che fa. Un'azienda moderna, ma dal cuore antico, in cui le due giovani sorelle hanno deciso di dedicarsi alla sperimentazione per tirare fuori dal territorio e dai vitigni autoctoni presenti le migliori potenzialità e per tramandare questo amore per la terra e i suoi frutti ai posteri. Per loro non è solo un fatto commerciale e la nuova generazione presto sarà pronta a tramandare gli insegnamenti di mamma Anna Maria e di zia Clara.